Sospesa la delibera di giunta per l'aumento della Tari almeno fino all'approvazione del bilancio previsto entro il 31 marzo prossimo. Questa è la dichiarazione del sindaco Gambino durante l'assemblea cittadina al centro culturale Michele Abate. Si sospendono gli effetti della delibera dell'approvazione del PEF e il bilancio può procedere senza questa delibera, quindi andando a recepire le tariffe dell'anno scorso. Per cui la procedura del bilancio resterà invariata e continuerà a fare il suo percorso in consiglio, già è in commissione bilancio e quindi in questo momento sta per essere esaminata. La delibera relativa al PEF e quindi all'approvazione all'aumento delle tariffe resta sospesa perché nei prossimi 2 mesi noi ci siamo impegnati, perché abbiamo visto dall'esame delle carte negli ultimi 15 giorni che ci possono essere delle possibilità di andare a rivedere alcuni costi. Per cui questa è una cosa, poi c'è anche un'altra cosa importantissima, che è le tariffe. Anche quelle sui rifiuti, oltre a quelle che relative al servizio idrico, passeranno sotto l'egida dell'ARERA, che è l'organo nazionale che controlla le tariffe. Quindi, queste tariffe a scadenza, aprile 2020, in questo momento, saranno sottoposte a questo tipo di calcolo, per cui si dovrebbe andare a rifare tutto quanto, perché va sotto quel regime. Per cui in questo momento, visto questa grande confusione che regna, perché come si sa poi alla fine in Italia regna una grande confusione appena c'è un provvedimento nuovo, noi abbiamo preferito andare a sospendere questa delibera e continuare con le vecchie tariffe in maniera tale che continuiamo in quella maniera e poi successivamente andiamo a rideterminare tutto quanto. Migliora un pochettino pure il bilancio, nel senso che faremo un emendamento tecnico, giusto per essere tecnici, faremo un emendamento tecnico che adeguerà il bilancio al PEF calcolato con la vecchia tariffa. Adesso bisogna cercare le soluzioni per scongiurare l'aumento, ha detto il consigliere Gianluca Bruzzaniti. Fare retromarcia, ha aggiunto, dimostra disponibilità e intelligenza. Mi fa piacere che l'amministrazione abbia compreso di aver sbagliato percorso. Sarebbe stato più opportuno, ha continuato, ritirare la delibera immediatamente, così come proposto dalla Commissione Trasparenza, sede adatta e senza teatralità, ha concluso. No, io marcia indietro non ne faccio, vado sempre avanti insieme alla città, perché per noi è importante sentire anche tutte le opinioni di ogni singolo cittadino. Stasera lo abbiamo fatto, abbiamo fatto un grande lavoro con i nostri consiglieri di maggioranza, abbiamo tenuto conto delle posizioni dei consiglieri di opposizione che invitiamo a collaborare fattivamente come normalmente fanno anche su questi temi e penso che in questa maniera possiamo procedere alla grande. È stata un'assemblea partecipata e ordinata. La valuto assolutamente in maniera positiva, la tematica chiaramente dava grande interesse, questo va da sé, perché è una tematica molto sentita, è un aumento del 25%, è un aumento importante, non è un aumento di qualche punto percentuale, per cui questo sicuramente l'ha sentita, però è stata molto ordinata, noi abbiamo ascoltato tutti, abbiamo letto le domande di tutti quanti, alla fine abbiamo fatto partecipare direttamente qualcuno che era rimasto e voleva intervenire personalmente. Faremo sicuramente tesoro di tutte le tematiche che ci sono state poste e anche le proposte che abbiamo sentito diventeranno anche nostre, chiaramente andando a verificare insieme agli uffici per l'esecutività. Intervenuta anche la consigliera Matilde Falcone, che ha accolto con soddisfazione la notizia. Il saper ascoltare denota grande maturità da parte del capo dell'amministrazione, ha scritto. Sono sicura che ragionando tutti assieme si possano trovare altri modi per contenere i costi della raccolta differenziata, magari anche migliorando il servizio, poiché per adesso mostra parecchie incongruenze. Durante l'incontro il primo cittadino ha inoltre aggiunto che darà direttiva alla Dassi di eliminare i cassonetti lungo le strade, perché attrattivi e spesso utilizzati anche da cittadini dei comuni limitrofi che raggiungono percentuali elevate di differenziata.